Sono tornata dove sono venuta ieri e oggi faccio il massaggio con l'olio. Mi sono un po' pentita di non aver fatto un massaggio ogni giorno perché secondo me mi sarei veramente rigenerata. Ho appena finito il mio massaggio con l'olio, questa volta ieri l'ho fatto Thai e oggi ho fatto il massaggio con l'olio, ho pagato 400 baht, sono un po' più di 10 euro, non mi ricordo bene esattamente quanto, poi vi scrivo comunque tutto. È stato il massaggio più bello della mia vita. Credo di non aver mai fatto un massaggio così rilassante, lei gentilissima, super dolce. E poi la cosa assurda è che dopo il massaggio mi hanno dato quest'acqua e io ho detto no, no, grazie, non vi preoccupate. E loro no, 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 prendila, prendila. E io ho detto madonna, ma che carini che sono stati, proprio gentilissimi. Lei, infatti, le ho lasciato poi 100 baht in più, che sarebbe tipo 2,60 euro come mancia. E niente, sono stata contentissima. Mi dispiace di non essere venuta prima a fare i massaggi, cioè nei primi giorni a Bangkok dovevo già fare massaggi su massaggi su massaggi, invece non l'ho fatto. Vabbè, la prossima volta che torno a Bangkok, lo so, qui in questo centro commerciale hanno i massaggi meno costosi di tutta Bangkok, perché costano 200 baht il Thai e 400 baht quello con l'olio. Siamo in un mercato che è proprio sotto il nostro hotel. L'avevo già visitato la prima sera. La prima sera avevo visto solo pesce e carne o comunque cibo da vendere, non cibo street food. Mentre adesso è pieno di altre cose che non avevo visto la prima sera. Una cosa che ho notato di Bangkok, e l'ho notata in ogni singolo mercato in cui sono stata, è che c'è un ordine ed una pulizia per terra, non c'è niente in disordine, niente immondizia, tutto è accatastato alla perfezione. Per farvi capire, tutto così. E noi qua siamo nella parte esterna del mercato, ma anche all'interno del mercato è tutto perfettamente in ordine e tengono pulito, tengono ordinato, una cosa che non ho mai visto neanche in Italia. E chiunque sia stato in Thailandia lo deve per forza ammettere che è vero quello che sto dicendo, perché non ho ancora visto un mercato sporco. E una cosa che invece ho notato è, raga, non ci sono cestini. Ti devi portare la spazzatura in giro per chilometri fin quando non trovi un cestino. Ma che ci fai tu qui? Ciao! Ho preso, da quando sono arrivata qua, è la prima volta, domani ce ne andiamo, bene, brava Alice. Ho preso il calamaro, assaggiamo. Piccantissimo. La salsa è piccantissima, ma è buonissima. Ho mangiato di meglio, però buono. Raga, un taglio di capelli per uomini, 5 euro. Siamo in questo mercato notturno, non ricordo, oh, c'è una blatta, non ricordo bene il nome, ed è costruito in una vecchia stazione. È meraviglioso, sembra di essere in America, giuro, non mi sembra italiana, mi sembra l'America. Raga, Mirko mi ha appena fatto fare una figura di merda, ma una figura di merda. Lo odio per quello che ha fatto. Praticamente c'era una ragazza che serviva dei dolci e lui voleva sapere se ci fosse la cannella in questi dolci. Allora io gli ho detto, c'è la cannella, la ragazza. E lei prende il menù e mi parla in thailandese. Mi indica le cose nel menù in thailandese, no? Io non capivo un cazzo, lei continuava a parlarmi in thailandese e Mirko fa, ah ok, allora ho capito. Quella frase che ha detto Mirko mi ha uccisa, mi ha uccisa. Non riuscivo a smettere di ridere, mi sono dovuta allontanare. Questo mercato è un enorme mercato notturno a Bangkok. In realtà non è proprio dentro Bangkok, ma con un taxi ci vuole all'incirca 50 minuti per arrivare ed è la soluzione secondo me migliore che possiate trovare perché con la metro è più difficile, devi prendere la metro fino a un certo punto e poi il taxi. Quindi dicevo, è dentro Bangkok perché sì, siamo a Bangkok, ma è un po' fuori, spostato dal trambusto della città ed è un ottimo compromesso perché puoi mangiare e fare shopping allo stesso tempo. Infatti ci sono bancarelle di cibo e anche bancarelle in cui puoi comprare scarpe, borse, fare shopping, insomma. Quale prendi?
Questa per Mirko e questa per me. Questa è al burro comunque, lo so perché l'ho mangiata stamattina. È qualcosa di meraviglioso questa. Almeno stamattina era meravigliosa. Si squaglia all'ombra. Vado. Sono caldi? No. Buonissime. È come se fosse un croissant compresso. Questi top. Un po' simpatica. Guarda che carini tutti qui. Ci sono i negozietti a lato e poi in mezzo ai negozietti i tavoli in cui la gente si ferma e mangia e altri negozi. Scusate se l'audio si sente male, ma mi si è scaricato il microfono. Comunque guardate che bella questa parte del mercato. Ci sono un sacco di cose vintage. Infatti il concetto principale di questo mercato è proprio lo stile classico retro e vintage, vedete? E poi la cosa bella di questo mercato, tu arrivi e non ti rendi conto di quanto è grande e poi inizi a camminare e mentre cammini ti rendi conto che diventa sempre più grande. E qua è un posto dove la gente di Bangkok viene per rilassarsi perché c'è meno caos nel weekend rispetto che dentro Bangkok. Perché devi fare il deficiente? Fanno le foto delle ragazze su Instagram col piede così. Ma io non ho mai fatto una foto così. Sembra più magra. Questa cosa era inutile in questo momento. Ciao ragazzi, è notte fonda nel mio piano, il 18° piano di questo hotel. Vediamo se riuscite a vedermi nello specchio, nella vetrata, perché se poi vai così in teoria, ok, dovreste vedere Bangkok, eccolo. Siamo giunti al termine di questo viaggio, è stato un viaggio molto lungo, intenso. Quello che mi sento di dire è che non è stato uno di quei viaggi che dici è volato, no. Non è volato, non perché non mi sia piaciuto, ma perché ho vissuto ogni momento al massimo. Cioè, giuro, ho cercato di vivere veramente ogni momento il più intensamente possibile. Quando magari Mirko aveva bisogno di restare in hotel per montare il video, io invece che restare lì ad aspettarlo in hotel senza fare niente, ho preso e giravo per la città. È stato bellissimo. Ho fatto tante cose, ho conosciuto tante persone, ho ricevuto tanti sorrisi che mi hanno fatto proprio tanto tanto bene al cuore. Era la vacanza di cui avevo bisogno per riprendermi. Niente, è l'una di notte del 19 gennaio, alle 10:15 del 19 gennaio ho il volo per Delhi, sto sperando che me lo annullino, che mi rimborsino, che me lo annullino, mi dicono guardi, primo volo disponibile tra 2 giorni, quindi sto ancora 2 giorni qua, ma purtroppo queste cose succedono solo nei film, quindi volevo dare, niente, una giusta chiusura, perché solitamente faccio sempre le chiusure dei miei video a casa, quando torno, quando ormai l'enfasi del momento è finita, e non è giusto. Questo viaggio aveva bisogno della giusta conclusione. Grazie per avermi seguito in questo lungo viaggio, che per voi sono stati 5-6 video, per me sono stati 20 giorni indimenticabili e 20 giorni in cui sono stata davvero bene, davvero tanto. Quindi io ribadisco, spero di non urlare troppo, vi auguro nella vita di venire in Thailandia. Ve lo auguro tanto. Sono molto triste. Molto. Molto triste e non mi capitava da tanto. Neanche quando sono tornata da New York ero così triste. Perché comunque quando sono tornata da New York non ne potevo più del cibo. Cioè il cibo a New York fa proprio schifo. Non mangi male, poi se vai a comprare spendi un casino. Cioè anche per cucinarti le cose a casa spendi tantissimo. Poi nelle case che ti affitti non c'è mai la roba per cucinare. Non c'è neanche lo scolapasta. Quindi non vedevo l'ora di tornare. Invece è la prima volta che io proprio sono stata proprio bene. Quindi beh, da una parte sono contenta di essere triste ora, perché vuol dire che sono triste perché ho vissuto delle cose meravigliose, quindi sono contenta. Vi auguro una buona giornata, perché vedrete questo video di giorno, invece a me auguro una buona notte e un buon rientro a casa. Ciao ragazzi. Ciao hotel. Ciao ciao. Mirko Jarus. Ho preparato tutte le valigie io, come sempre, non è che cambia qualcosa dal solito. E lui invece dorme. Completamente. Chi lo ammazza lui? Nessuno.